Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale. Allora, oggi review su un marchio che mi sta piacendo tantissimo e parliamo, ve lo dico subito, di Puro Bio. Allora, io ho avuto modo di provare diversi prodotti di generi diversi e ora ve ne parlerò dividendoli in sezioni. Il primo prodotto di cui vi vado a parlare è un prodotto occhi, è un prodotto di base, è una base occhi ed è il primer uniformante. Io l'ho provato per un po' di tempo prima di farvi questa recensione e devo dire che mi sta piacendo tantissimo. È una base molto molto leggera ed è colorata. Ve la mostrerò in qualche video perché nei video ancora non l'ho utilizzata perché ne sto finendo altre, quindi questa l'ho provata per appunto recensirvela, però in un video non l'ho mai utilizzata. Devo dire che mi sono trovata bene perché mi dura tutto il giorno e una delle cose che mi è piaciuta di più è che davvero ravviva il colore dell'ombretto che poi vado ad utilizzare. Mi piace la consistenza perché comunque si asciuga bene e devo dire che la promuovo a pieni voti perché mi piace tanto. Vi annuncio già che tutti i prodotti che vi mostrerò nel video mi sono piaciuti tantissimo, quindi non vi meravigliate perché vi dico ovviamente che non mi sono stati mandati ma li ho comprati personalmente, quindi se vi dico che mi piacciono la mia recensione è veritiera proprio al 100%. Allora, passiamo al secondo prodotto. Questo invece è il chiacchieratissimo Sublime Fondotinta. Eccolo qui, ci sono tantissime colorazioni, il mio è nel numero 02, io sono abbastanza un bel po' chiara e la 1 però mi spegneva proprio l'incarnato, invece questo comunque si adiceva perfettamente, quindi ho deciso di prendere questo qui. Allora, devo dire che la prima volta che l'ho provato ho avuto una brutta impressione. Questo perché? Perché io utilizzo sempre fondotinta o comunque BB cream molto molto leggere, con l'andare del tempo come secondo me quasi tutte quelle che si affacciano la prima volta al make up sono cambiate un sacco di abitudini, fortunatamente in meglio, perché quando ero più piccola tendevo sempre a voler coprire il viso, magari le imperfezioni, voler andare a mettere chissà quanto prodotto in faccia per appunto nascondermi. Invece con il tempo mi rendo conto che faccio il contrario, praticamente vado sempre di meno a coprire il viso, lo lascio sempre molto molto naturale, anche se c'è qualche imperfezione. Anche se c'è qualche imperfezione che magari qualcuno mi fa notare, mia sorella mi dice guarda ma qui si vedono i brufoletti, così, devo dire che a me non dispiace perché non mi dà fastidio, cioè quando è proprio una cosa orrenda che deve essere coperta, ok, voglio morire, voglio rinchiudermi in casa per tutta la vita, però quando sono imperfezioni piccoline che alla fine sono normali, sono cose di tutti i giorni, le abbiamo tutte, non mi vergogno, anzi le lascio anche lì, non le vado neanche a coprire alcune volte, infatti ci avrete magari fatto caso in qualche tutorial, magari qualche brufoletto, così mi sarà scappato, ma lo faccio anche perché io sono naturale, sono un essere vivente, mi escono i brufoletti, se ne vanno, si fanno le crosticine, cioè siamo gente normale, quindi è giusto anche far vedere la normalità. Non mi piace quando uno fa sempre vedere il lato perfetto di sé, o pure in televisione ci fanno vedere sempre la perfezione quando la perfezione non esiste, e questa cosa mi piace tanto. Comunque, tralasciando questo fatto, vi dicevo che quando l'ho provato la prima volta non mi è piaciuto perché l'ho stesi con le dita. Andai in bioprofumeria, lo stessi con le dita e non mi piacque per niente perché lo vedevo troppo troppo carico, troppo denso, poco sfumabile, così, poi soprattutto applicato con le dita non mi piacque per niente, mi dava l'impressione di evidenziare i pori e quindi dissi ma com'è possibile che piaccia a tutti, mi sembra strano, e quindi siccome non volevo andarmene via senza comprare un fondotinta, visto che ero andata lì con l'idea di comprarne uno, anche perché poi lo volevo comprare in combo con la Beauty Blender, fu allora che la comprai perché ne avevano parlato tanto bene con la Beauty Blender, insomma così non lo comprai e comprai invece non mi ricordo quale, mi sembra un altro dell'Avril, vabbè. Detto questo, è passato un po' di tempo, però ho continuato a sentirne ripetutamente parlare. Allora, io poi sono abbastanza influenzabile e quindi ci ho ripensato, ho detto magari devo riprovarlo, magari con la Beauty Blender bagnata è un altro discorso, si amalgama meglio, si stende meglio, e il risultato è più neutro, insomma tutte queste cose qui. Sono riandata, l'ho acquistato e mi piace tantissimo. Io amo utilizzarlo diluito,
diluito, cioè con un altro fondotinta molto chiaro, per esempio quello dell'Avril che vi ho mostrato in qualche altro video, perché quello lì è proprio, cioè, è acqua praticamente, che può essere una pecca perché se nel caso in cui uno voglia andare a coprire, ma per me è una cosa bella perché appunto quando lo voglio un po' più carico aggiungo un prodotto del genere, quando voglio proprio una base quasi struccata utilizzo quello. Comunque, tralasciando tutte queste chiacchiere, lo promuovo, mi piace tantissimo, è coprente e poi va dosato bene, cioè, e poi si dosa bene perché appunto in base al risultato che volete ottenere lo utilizzate diversamente. Volete un risultato molto molto coprente, carico, molto strong, allora andate con le dita e lo stendete con le dita. Lo volete più soft, però comunque il viso lo volete ben levigato e tutto, lo stendete con il pennello. Lo volete leggero però comunque coprente, con un bel incarnato fresco, così lo stendete con la beauty blender. Insomma, promossissimo, mi piace tanto. Passiamo al terzo articolo, al terzo prodotto, e questo già ve l'ho mostrato nella mia skincare. Questo è lo struccante bifasico Makeup Remover, vabbè, è lo struccante di Puro Bio. Anche questo ne ho sentito molto parlare, l'ho visto tanto in giro. Vi devo dire che prima di trovarlo ho fatto una ricerca abbastanza profonda che riguardava i struccanti bifasici biologici, comunque bombonici, ma è stato difficilissimo, non riuscivo a trovarne uno e ero disperata perché ero costretta ad utilizzare solo nella parte degli occhi, sempre per il fatto del mascara waterproof, per forza uno struccante siliconico, però mi tenevo intorno agli occhi, quindi comunque era una cosa che dovevo fare per forza. Quando l'ho trovato sono rimasta felicissima, contentissima, perché è meraviglioso, è profumato, strucca perfettamente. E finiamo con uno dei prodotti limited edition, mi piace tantissimo anche questa, non l'avrete capito. Questa è uscita a Natale ed io ho preso, non mi ricordo come, qual è la differenza, la skin tone e l'altra, non mi ricordo, beh, comunque questa qui, non con le colorazioni neutre, insomma con queste un po' più cariche, ed è stupenda, cioè ragazze è meravigliosa, i colori l'avrete già sentito in altre tante recensioni, come anche io l'ho sentita nominare, ho sentito recensirla in giro, mi piace troppo. Io non la volevo comprare, ma poi dopo tutte le recensioni che ho ascoltato ho detto no, vabbè, me la devo comprare per forza, cioè tutta questa pigmentazione con un'unica toccata, cioè basta che manco metti il dito te lo colora completamente, me la devo comprare per forza. E i miei colori preferiti sono questo qui, questo dorato bellissimo, e l'altro è questo qui, questo borgogna brillante, comunque vabbè, stupendi. Poi abbiamo un matte, uno solo di questi quattro colori matte, che è questo qui, questo verde, verde bottiglia, e poi il blu, che è quello che mi piace meno. Allora, è bellissimo e tutto quanto, però trovo che su di me gli azzurri, blu, questi colori un po' così non mi stiano per niente bene, quindi trovo difficili da utilizzarli. Comunque proverò ad utilizzarlo in qualche look, vedremo se magari utilizzato in un modo particolare, magari solo per la linea di eyeliner eccetera, può piacermi. Comunque stupenda. Non ho comprato anche l'altra perché ho tantissimi ombretti nude sui colori neutri eccetera, e quindi non ho pensato che fosse inutile, perché poi c'è un nero, il nero di neri ce ne ho tanti, o quello di Nabla o quelli della MUA, che insomma non mi servivano, e quindi non l'ho acquistata, anche se anche quella è molto bella, è pigmentata, leggermente più polverosa, anche perché ci sono più colori matte, tipo mi sembra che due siano matte, anzi no, tre sono matte. Se non sbaglio il nero, poi quell'altro. Comunque, no, ho pensato di acquistare soltanto questa. Questi erano i prodotti che volevo mostrarvi, che ci tenevo a recensirvi perché li ho trovati veramente stupendi. Poi Puro Bio fa anche i pennelli, anche mi sono piaciuti tanto, però ancora non li ho acquistati perché voglio valutare bene quale andare a prendere. La Beauty Blender, anche avevo da poco comprato quella lì della Real Techniques, però anche questa di Puro Bio mi sembra veramente valida, bella corposa, bella tosta, dura, bella veramente, e una mia amica ce l'ha e si trova bene.
E niente, io devo dire che questo brand mi piace tanto, ha delle performance stupende, veramente di alta qualità, nonostante siano dei prodotti biologici. Vabbè, che vi devo dire, io l'adoro, l'avete capito? E adesso ci tengo a dirvi anche che ho visto su Instagram in giro che è uscita la nuova collezione, cioè non è che proprio la nuova collezione, comunque sono usciti gli ombretti per comporre le palettine personalizzate, insomma, però i colori sono alcuni già quelli che erano presenti in queste palettine e poi alcuni nuovi. Comunque sicuramente farò una palettina di puro bio, stupendi questi ombretti. E niente ragazzi, io spero che questo video possa esservi stato utile, che magari vi abbia delucidato su qualcosa che vi chiedevate per farvi comprare appunto uno di questi prodotti, e spero che a niente, che vi sia piaciuto, che mettiate un mi piace e che ci seguiate. Grazie a tutte e alla prossima, ciao!